E dopo il minuto di raccoglimento in onore delle vittime della sciagura di Firenze, ecco a voi le formazioni delle squadre tra Real San Nicandro e Audace Cagnano. Il Real San Nicandro schiera Carulli, Ricci, Piccolino, Ursi, Ferri, Conte, Morelli, De Tullio, Touré, Parise, La Greca. L'Audace Cagnano di Gregorio, Pelusi, Mascolo, Del Conte Antonio, Del Conte Michele, Montemitro, Flaminio, Camillo, Di Fiore, Buonabitaccola, Giuffrida. Adesso c'è il saluto tra le due squadre, è tutto pronto per l'inizio di questa partita. Il San Nicandro deve trovare urgentemente la vittoria che manca ormai da tutto il girone di ritorno. Fa eccezione il recupero della partita contro il Molfetta, ma quella faceva parte delle partite di andata. L'Audace Cagnano deve dare sostanza alla vittoria, all'ultima vittoria interna proprio contro la seconda in classifica. Intanto sono partiti subito la palla a cercare La Greca chiuso. Poi il tiro direttamente in porta per la prima parata di Carulli. Tutta lunga a cercare Touré, anticipato da Del Conte Michele, poi la palla verso Giuffrida, controlla palla al centrocampo per Del Conte Antonio, palla verso Flaminio, poi cerca la battuta a rete di Buonabitaccola. Con calma il portiere Carulli a rimettere in gioco il pallone. Palla verso Ursi che cerca di far proseguire il pallone, poi Ricci chiude la rimessa laterale con le mani. Mascolo. Chiude tutto Conte e poi scivola. Abbiamo la battuta subito di Flaminio verso Buonabitaccola, ma la palla è ancora in possesso dell'Audace Cagnano, quindi c'è un calcio di punizione. Ricordiamo gli arrivi in casa Audace Cagnano proprio di Buonabitaccola e Camillo per dare ancora più qualità al centrocampo foggiano. Adesso sul pallone proprio Buonabitaccola e il numero 3 Mascolo. Pronti alla battuta. Buonabitaccola poi è andato a saltare, ha lasciato l'incombenza a Mascolo che va sul secondo palo, il colpo di testa poi verso l'aria per Flaminio, attenzione Flaminio, la battuta, ancora palla su Di Fiore che insacca, già in vantaggio l'Audace Cagnano con Di Fiore. Al quarto minuto è già in vantaggio l'Audace Cagnano. Adesso vediamo la reazione, quale sarà la reazione del Real La Greca di petto a proseguire su Morelli. Ancora La Greca, buona la posizione. Poi l'arbitro ravvisa la posizione irregolare e fischia calcio di punizione. Ricordiamo
il direttore di gara, il signor Luigi Passabi, della sezione di Lecce. Vediamo. Pronto alla battuta di Gregorio. La palla è per Ursi. Poi controlla Piccolino. Rimessa laterale in favore del Real San Nicandro. Ancora Conte. Poi Gioffrida è dentro per Flaminio. E pallone fuori, però comunque era stata ravvisata dal direttore di gara una posizione irregolare. Pronto a battere Carulli. Parise lascia scorrere, ma poi viene chiuso. Ancora Parise. Lancia Ricci, ma chiuso anche lui per Flaminio. Poi interviene Ursi. Un tiro a metà tra un passaggio e un tiro in porta. Ed è facile preda del portiere di Gregorio. Adesso subito del Conte Antonio, che si trascina il pallone in rimessa laterale. Pronto Piccolino con le mani a cercare Parise. Sbaglia Parise, pronto a ripartire pericolosamente, lo da Cecagnano. E il pallone dove, però qui non c'è nessuno. All'andata ricordiamo finì 1-1. E poi mette fuori Ferri. Un po' colpita a freddo dal gol subito Real San Nicandro. Deve riorganizzare un po' le idee. Intanto la battuta lunga in aria, però non trattiene Carulli. Poi è Ricci. Touré fa proseguire Parise. Serve la greca, che viene chiuso all'ultimo momento da Pelusi. E Ferri che si incaricherà della battuta. Occhio del Conte Antonio, un mezzo destro. Battuta lunga di Ferri, arriva Sursi che stacca. Poi Ricci cerca di girarsi, viene fuori la palla, si accontenta della rimessa Morelli, anzi De Tullio. Poi Ricci batte Sursi, palla dentro a cercare ancora Touré, ma è troppo dietro il suo avversario che ha gioco facile. Poi vediamo Conte, Ursi verso Ricci. Attaccato, guadagna un calcio di punizione. Vediamo subito Touré servito.
Ma la palla non passa, la difesa dell'Audace Cagnano a gioco facile mette fuori, adesso guadagna anche la rimessa laterale con le mani Mascolo. In testa De Tullio, poi la greca Morelli. Il pallone però qui è troppo lungo di Del Conte Antonio. Rimessa laterale in favore del Real. Ferri con le mani, lungo, e c'è il fallo fischiato contro Touré. Pronto la battuta Montemitro. Ursi di testa. Poi Flaminio. Conte cicca il rinvio. La palla poi arriva a Piccolino. Pronto a fare a battere la rimessa laterale. Morelli si gira, però poi sbaglia il tocco verso la greca. E poi ancora rimessa laterale in favore Audace Cagnano. Ursi interviene, colpo di tacco qui. E poi la palla a cercare Flaminio in aria, ma finisce tra le braccia del portiere Carulli. Con le mani Ferri. Touré. Un po' di animi agitati. Tanto a terra del Conte Antonio. Palla poi ridata indietro la squadra ospite. Di Gregorio, poi De Tullio a cercare Touré, la stop di Touré. Cerca l'ingresso in aria. Pro di proteste dalla panchina per un contatto in aria. Ancora De Tullio di testa. Ursi. Poi ancora Ursi a mettere in rimessa laterale. Con le mani Mascolo. Di testa Ricci. Qui c'è il fallo su Morelli da parte di Giofrida. Animi un po' agitati, la partita purtroppo sarebbe stata attesa, si sapeva, e quindi c'è la prima munizione proprio sul tour a Touré per questo fallo di reazione.
su Montemitro il fallo di reazione. Pronto con questo calcio di punizione Carulli. Il pallone poi verso Ricci che cerca la battuta. E c'è forse un probabile tocco di mano, ma ci sono lamentele. Non sta capendo più niente, secondo me il direttore di gara è andato un po' nel pallone. Anche qui c'era un fuorigioco, poi non ha fischiato. Adesso avanza Camillo e il pallone finisce sul fondo. Deve resettare un po' anche il direttore di gara. Ha vissuto momenti un po' difficili questi ultimi minuti. La battuta di Carulli. Cercare ancora Morelli, poi Conte chiude in rimessa laterale. Con le mani Pelusi. Colpo di tacco di Del Conte Antonio e poi la palla verso Carulli che va subito al rinvio. Interviene Del Conte Michele e poi la palla si spegne in rimessa laterale in favore dell'Audace Cagnano. Bascolo con le mani. A servire Buonabitacola che controlla. Ancora Mascolo, poi è Ferri che invece di controllarla la mette fuori di testa e regala questa rimessa laterale in zona d'attacco in favore dell'Audace Cagnano. Mette fuori De Tullio, poi va via Morelli, Touré, viene fuori Buonabitacola, serve Gioffrida, Buonabitacola, attaccato da due uomini e c'è il calcio di punizione per il fallo sul giocatore in maglia numero 10. L'Audace Cagnano. La battuta in aria sul secondo palo, la mette fuori Ursi sui piedi però di Fiore che ha sui piedi un'occasione ghiotta per il raddoppio, ma il pallone è alto sulla traversa. Pronto ancora Carulli alla battuta. Verso Morelli, Ursi. Morelli ancora.
pallone, però finisce in rimessa laterale. Mascolo con le mani, ancora Ursi di testa, poi De Tullio a cercare Touré e c'è il calcio di punizione. Cartellino giallo per Del Conte Michele. Partita davvero nervosa. Le due squadre lottano per obiettivi sicuramente diversi, e quindi partita fondamentale per ambedue le squadre. Attenzione adesso al sinistro di Parise, può far male da quella posizione. La battuta però sulla barriera, poi ancora Parise dentro, poi è Ricci che svirgola e il pallone sul fondo. Troppa fuga nella compagine locale, ci vorrebbe un po' di calma e lucidità. Adesso vediamo Di Gregorio pronto al rinvio. Palla verso Camillo. Palla dentro a cercare Flaminio, chiuso. Mascolo si fa saltare da questo rimbalzo. Poi Touré che colpisce inavvertitamente il pallone con la testa. E favorisce. C'è questo euro gol di Giuffrida. Il pallone è entrato. Ha sorpreso un po' tutti questo tiro, questo Eurogol di Giuffrida, che porta al raddoppio l'Audace Cagnano. Un tiro da metà campo che ha sorpreso il portiere Carulli. Al 22esimo il raddoppio dell'Audace Cagnano. Subito Touré a cercare Ursi. Il pallone che finisce tra le braccia del portiere Di Gregorio. Pallone ancora lungo. Conte. E poi Giuffrida attaccato da Conte, che comunque guadagna la rimessa laterale. Poi il pallone è messo fuori da Camillo. Con le mani piccolino su Ursi, poi mette fuori ancora Del Conte Antonio, poi Ferri e poi Ricci. Rimessa laterale affidata a Mascolo. Verso Flaminio, poi viene fuori Touré, scarica verso Morelli, pallone verso la Greca. Touré. E c'è il calcio di punizione.
fallo è stato di Del Conte Antonio. La palla De Tullio e Parise. Occhio dietro, fermo! Batte Parise, pallone passa e nessuno la tocca. Ma per l'arbitro è già stato un tocco dei difensori della Dacia e Cagnano, quindi la battuta dell'angolo subito. Ancora De Tullio controlla e poi viene chiuso in rimessa laterale. Ferri pronto alla battuta. Pallone su Touré che non arriva, poi arriva Ricci sul secondo palo. E ancora Sparalto, il terzino del Real San Nicandro. Diamo una mano dentro, Umberto. Diamola perché Fernando ne ha la più. Ti voglio vedere così, dai! Michael, reagisce! Ancora Ursi in mezzo al campo, poi Conte. E qui ravvisata una posizione irregolare a Touré. Pronto la battuta del Conte Michele. Battuta, pallone passa, qui c'è il fallo di Fiore su Piccolino. Pronto Carulli alla battuta. Piccolino. Ursi, Ferri, c'è il fallo di mani di Gioffrida, quindi calcio di punizione in favore del Real San Nicandro. Pronto Carulli alla battuta, c'è il colpo di testa di Mascolo in rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Real. Antonio, Nicola! Servito Parise, la palla che arriva in aria, è rimessa fuori dalla difesa. Rimessa laterale in favore dell'Audace Cagnano, pronto Mascolo. Flaminio attaccato irregolarmente da De Tullio, calcio di punizione in favore dell'Audace Cagnano. Coglioni, è fischiato già, ma cos'è che vuoi? È fischiato già, è il figlio. Non era cattivo da morire, cos'è che dici? Mascolo, sul secondo palo, attenzione! E qua sbaglia ancora Carulli. E qui c'è la munizione anche a Ricci. Un po' confuso anche Carulli quest'oggi. E
calcio di punizione, quindi la posizione pericolosa per Audace Cagnano. Sul punto di battuta ci sono Bonabitacola e Mascolo. Vedremo se si opterà per una palla a rientrare o ad uscire. Di là Bonabitacola può andare anche in porta. E infatti ci prova e deve intervenire Carulli. Quindi angolo per l'Audace Cagnano. Dalla bandierina ancora Bonabitacola. Esce Carulli, ma la palla ancora preda della squadra ospite, che va comunque al tiro con Flaminio. Il pallone però alto sulla traversa. Pronto ancora Carulli alla rimessa in gioco. Piccolino pronto a questa rimessa laterale. Si gira Morelli, poi Conte, Ferri e poi spazza tutto Montemitro. Il pallone poi è troppo lungo per Flaminio. Rimessa laterale affidata ancora alle mani di Ferri. Cerca Touré. Mette fallo ai danni di Mascolo. La battuta in area, salta Ferri. Poi contrasto tra Gioffrida e Piccolino. Ancora Piccolino, poi di testa del Conte Michele, poi Bonabitacola gestisce, cerca l'imbucata, chiude però De Tullio in corner. Dalla bandierina ancora Bonabitacola. E di testa ancora miracolo questa volta di Carulli. E qua c'è un calcio in faccia. Di Del Conte, che è già munito, dobbiamo ricordarlo. Alza Piccolino, quindi solo calcio di punizione. Pronto ancora Carulli alla battuta. Ancora Del Conte Michele, poi cerca Ursi, pallone in profondità. La fa sua Di Gregorio e serve Mascolo. Poi è Ricci, Mascolo di testa, Ferri, palla sempre in alto, cerca di metterla giù del Fiore, di Fiore,
poi cerca di lanciare Giofrida, ma esce Carulli, la fa sua, mette in movimento Ricci. Ancora di testa del Conte Michele a spazzare. Ora è piccolino con le mani. Attaccato Morelli che reclama un fallo per l'arbitro, di tutto regolare. E poi la palla finisce su Carulli. Vito Ursi, la palla in rimessa laterale, non riesce niente oggi in casa Real. Morelli per Piccolino, dentro per Parise, attaccato, perde il possesso, ma è rimessa laterale Real. Morelli, Touré di testa. Ancora Touré, cerca la battuta a rete, è andata a crearsi questa occasione, ma la palla è finita a lato. Pronto Di Gregorio, di testa Ursi, a cercare la Grica. Palla rimorchio su Parise, che gol di Parise, 2-1, accorcia. Accorcia il Real, palla rimorchio di La Grica per Parise che ha saltato due uomini e in aria poi ha trafitto il portiere Di Gregorio, 2-1. Partita riaperta quando siamo al 36esimo. La partita non sta tradendo le attese. Già tre gol in questa prima frazione di gioco. Partita ad alta tensione, momenti di nervosismo. Ma è una partita viva che ci regalerà sicuramente emozioni fino alla fine. Ripeto, posta in palio altissima qui al comunale di San Nicandro. Adesso vediamo, rimessa laterale in favore degli ospiti. Pronta la battuta di Pelusi. Battuta a cercare Morelli, si gira Morelli, è attaccato per la maglia e c'è calcio di punizione proprio sotto il direttore di gara. E Conte che andrà alla battuta. Pronto Conte alla battuta, palla in aria ancora verso Ricci e questa volta ancora né un tiro né un cross, pallone ancora fuori. Ha sbagliato tre palle così il terzino destro in questa prima frazione di gioco. Ci vorrebbe un po' di lucidità in quella zona di campo. Servito Mascolo.
Attenzione, se ne stava andando Flaminio, poi comunque ravvisa la posizione irregolare il direttore di gara. Poi no, è solo rimessa laterale. Vediamo poi Touré. Fa viaggiare di Tullio il pallone, però è corto. Interviene buona bitacola, reggerisce dietro, poi ancora Ussi. Non c'è niente, solo rimessa laterale. Con le mani Mascolo. Poi vediamo Parise, l'autore del 2-1 del Real. Questo gol potrebbe cambiare l'inerzia della partita. Era una partita che sul 2-0 viaggiava molto lenta. Vediamo adesso. Qui c'è un intervento. Partita però sempre nervosa, sempre sul filo. Ogni contatto può innescare la scintilla. Poi vediamo ancora Morelli. Qui l'arbitro ravvisa un fallo dello stesso Morelli. E danni di Flaminio. E adesso rimessa dal fondo, affidata al portiere Carulli. A contrasto ancora del Conte Antonio con Morelli. Guadagna la rimessa laterale Morelli, poi la Greca a cercare Parise. Ursi sradica questo pallone da Flaminio. Poi De Tullio, ancora Parise. E c'è calcio di punizione. Deve stare attento Del Conte, il terzo intervento, è già ammonito. Sta rischiando, dovrebbe prendere provvedimenti il mister all'intervallo. Attenzione ancora adesso. De Tullio e Parise ancora sul punto di battuta. Parte Parise ancora sulla barriera, poi De Tullio e il pallone alto sulla traversa. Pallone che arriva su Camillo che però non controlla. Rimessa laterale in favore del Real San Nicandro, Piccolino pronto alla battuta. A cercare Parise che da quando ha fatto il gol si è acceso. Deve far ripetere il calcio di punizione al direttore di gara.
Conte pronto alla battuta. Pallone però strano. Per fortuna Flaminio non è riuscito a controllare, il pallone è finito fuori. Pretensione ancora del Conte. La Greca va a prendersi questo calcio d'angolo. Parità, il conto dei corner tra le due squadre, due per parte. Adesso attenzione a Parisse della bandierina. Esce Di Gregorio. Poi la palla cacciata fuori, a cui ha preso un colpo sicuramente dal portiere del Conte a terra. Nel tentativo di smanacciare il pallone ha colpito anche il suo compagno di squadra. Siamo nell'ultimo minuto. Ricordiamo il parziale di 2-1 per gli ospiti. Attenzione a Morelli che non controlla, anche perché è contrastato in modo regolare secondo il direttore di gara. Un minuto di recupero da questo momento secondo il direttore di gara. Di testa ancora piccolino su De Tullio. Ferri a servire la Greca. Ha chiuso tutto Montemitro, poi ancora il rinvio. Attenzione a Parisse, non controlla questo pallone, poi cerca di impossessarsene. Il pallone che si alza a campanile, arriva da queste parti, non controlla Buona Bitacola, ma ci salva sicuramente da una pallonata. Poi ancora di testa del Conte. Con le mani ancora Ferri. Palla verso Piccolino che sbaglia lo stop, poi comunque recupera. Attenzione, poi Ferri cicca, poi Touré in aria, chiuso da Montemitro. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-1 per Audace Cagnano. Il gol al quarto di Di Fiore, il raddoppio bellissimo di Gioffrida da metà campo al 22esimo, che aveva sorpreso un po' tutti, poi ha accorciato le distanze al 36esimo Parisse con un altro bel gol. Stiamo vedendo una bella partita, godibile, anche nervosa. Vedremo cosa ci riserveranno i secondi 45 minuti. Restituisco la linea alla regia, ci sentiamo più tardi. Un altro link che accio e chi ha detto non si vede niente, ma che si il sponsor di te, ma però sai il posto, ma pure sì, Vito si sta lamentando, ah, non chi è? Pure Vito si sta lamentando, chi dice che non si vede, c'è Vito, Vito.
fare, a fare tutto. Sì. Casomai dopo ho PowerPoint. No, più che altro per tenerla sotto controllo, che mi tieni sotto controllo. Sì, sì, il PowerPoint, sì. Il powerbank ce l'ho qua. Ci va in tasca. Zitonino, l'ho sciolta qua. Perché sei Zitonino? Non lo sai. Non penso. Invece ti altri. Poi. Con il capo di bianco. No. A sinistra. Di fronte a me. Ah, ma Vito sta qua. Però cos'è che voleva lì dalla partita? Forse qualcuno a casa la sta vedendo, ma e gliel'ho mandato. No, il link è quello che abbiamo dato noi al presidente, l'hai creato. Ah, se vuole le do quello del nostro presidente del Cagnano. Vabbè, non andando funziona, però. Dallo, Anto. Dov'è che vai sempre su Facebook, giusto? No, su YouTube. YouTube. Se va su Apulia Streaming TV. Ah, ok, secondo me un attimo dovrebbe uscire. Allora. Noi avevamo dato già ieri un link, ma praticamente ci ha Puglia. Buttato fuori oggi. A Puglia Streaming TV. Streaming. Sì, Streaming TV. TV, sì, perfetto. Questo qua? Sì, questo qua. Vai, adesso stai registrando. Eccolo qua. Ah, ma adesso sei in pausa, sì. Giusto? Eh sì, oggi però siamo in diretta. Allora, mo che vado di nuovo, vado su YouTube. Eccola lì. Sì, la puoi vedere all'inizio, tranquillamente. Ah. Come fa a stare tanto tempo là? Quella leggerina là, che quella scaporchia, quella sagattola. E lui abita a me là. Ma come si fa? Ma lo so passato un attimo, andato al bagno. Ma tutto quanto, i geni. Ma come cazzo si fa? E purtroppo stava per strada. No, ma comunque vengono a fare io per le pulizie. Ma ho visto che sta mal combinato.
Ben ritrovati signori dello Stadio Comunale di San Nicandro di Bari, dove sta andando in scena la 18ª giornata del campionato di prima categoria Girone A tra Real San Nicandro e Dace Cagnano. Un primo tempo combattuto, nervoso, bellissimo, anche perché ci sono stati 3 gol. Ricordiamo il parziale di 2-1 in favore degli ospiti, ma c'è tanta battaglia posta in palio altissima per le due squadre. Per il Real San Nicandro quella di alzarsi sulla quota promozione, quella del Audace Cagnano per arrivare il prima possibile a fare punti per i playoff. Vediamo cosa ci riserverà questo secondo tempo che è già cominciato. Vediamo subito possesso Real con Ursi, allarga verso Piccolino, ancora Ursi dietro verso Conte, ancora Piccolino, però il pallone è troppo largo e quindi si spegne in rimessa laterale. Pronto Pelusi con le mani. Morelli, poi ancora Ursi, poi è Parise che si gira, Morelli. Poi con le mani Di Gregorio. Ancora Ursi a centrocampo, Calamita palloni su palloni, il numero 4 del Real. Poi Touré, posizione regolare secondo il direttore di gara, e c'è il calcio di punizione. Vediamo adesso sul pallone i soliti De Tullio e Parise. Vediamo chi batterà. Andiamo a copertura del portiere. Pepe la seconda. Pronto Parise, ancora sulla barriera. 3 calci di punizione battuti tutte sulla barriera da parte del numero 10 del Real. E adesso poi c'è quest'altro tentativo di tiro che finisce sul fondo, affidato ancora al portiere Di Gregorio. Ma interviene Morelli a chiudere, ancora in rimessa laterale. Pronto Pelusi. Ancora Ursi. Gioffrida si gira, serve Camillo, non controlla Camillo. Poi vediamo subito Morelli attaccato da 3 uomini, ma per il direttore di gara c'è una solo semplice rimessa laterale. Cerca Camillo e poi la battuta a rete improvvisa ancora di Gioffrida, che ha fatto un eurogol nel primo tempo. Ha cercato di sorprendere ancora una volta il portiere Carulli, che questa volta ha risposto presente. Adesso rimessa laterale in zona d'attacco in favore Real. Arriva Ferri, consueta battuta lunga sul secondo pallo. Attenzione, esce male il portiere Di Gregorio e poi c'è un fallo di confusione fischiato dal direttore di gara. Calcio di punizione in favore dell'Audace Cagnano. Pronto Di Gregorio, la battuta e Conte che svetta di testa, serve Ricci, pallone lungo a cercare la greca del Conte Michele, di testa verso Mascolo, poi ancora Ricci a metterla avanti, di testa ancora De Tullio, si lotta a centrocampo, ancora De Tullio,
De Tullio e Rucci però si fanno... fregare da Flaminio, che poi rimane a terra. Ma è rimasto a terra il calciatore dell'Audace Cagnano. Ricordiamo il goleador della formazione foggiana, ha segnato 9 reti fino ad oggi. Si rialza il calciatore in maglia numero 7. E comunque rimessa laterale in favore dell'Audace Cagnano. Ancora rimessa laterale in zona d'attacco per l'Audace Cagnano. Con le mani ancora Marcolo. Esce Carulli e va subito al rilancio. Si avventano la Greca e Parise, un 2 contro 2. Del Conte Michele di testa, alleggerisce verso Di Gregorio che poi sbaglia il rinvio direttamente in rimessa laterale. Pallone ancora verso Parise. Pallone ancora dentro, chiuso ancora in rimessa laterale. Ancora Ferri. Ed è angolo il primo di questa ripresa. La battuta sul primo palo, ancora Parise. Ancora rimessa laterale in zona d'attacco per l'Audace Cagnano. La battuta di Ferri sul secondo palo e c'è il miracolo di Di Gregorio su Conte, lasciato tutto solo sul secondo palo. Ancora Parise e il pallone messo ancora fuori dalla difesa dell'Audace Cagnano, in affanno in questo inizio di ripresa. Ancora vuoto il pallone, ancora rimesso dentro e quindi rimessa dal fondo. Pronto Di Gregorio. Attaccato da Ussi del Conte Antonio. Poi De Tullio a rimorchio. Qui c'è un fallo in gioco pericoloso netto, ma l'arbitro a due passi non l'ha visto. Adesso vede questo. È stato prima sicuramente un gioco pericoloso.
questo forse un po' meno. E ancora scintille. Conte è pronto alla battuta. Intanto c'è il primo cambio, entra, esce con il 2 Ricci, entra col 18. Dai ragazzi! Lo russo Michele. Sì, ma... Subito il rinvio. In testa piccolino. Ancora è nuovo entrato l'Urso, viene abbattuto poi è Ursi. Vediamo la palla che si alza al campanile, poi ancora De Tullio che cerca il lancio, calcio di punizione, battuto subito verso Parise e qui c'è il fallo. Secondo me il direttore di gara è un po' nel pallone. Oh, ma è un fallo da dietro, arbitro! Ma che cazzo ti hanno insegnato? Non è niente! Le cose basilari, è un fallo da dietro! Adesso c'è subito Carulli pronto alla battuta di questo calcio di punizione. E va fisso a terra, arbitro! Lo buttano fisso giù! Sbagliata questa battuta. Direttamente sul portiere di Gregorio che mette subito in movimento Bonavitacola, però subito attaccata da Morelli, poi ancora Conte che cerca di rilanciare, ancora contrastato da Bonavitacola, il pallone si spegne tra le braccia del portiere Carulli. Adesso il lungo rilancio a cercare la greca anticipato, però verso Touré il pallone, poi subito Ursi cerca la battuta lei a rete, però il pallone è troppo largo. Ancora Di Gregorio lungo. Attaccato alle spalle Ursi per l'arbitro, è tutto regolare qui. Ancora lo russo.
tanto nervosismo in campo. La palla sportivamente lasciata poi dalla squadra del Real. Lungo ancora il rinvio di Carulli. La greca. Attenzione, il pallone scavalca per un attimo il portiere di Gregorio. Adesso va al rinvio di testa Ferri. Camillo mette giù e poi cerca l'imbucata verso Di Fiore, ma è attento Carulli. Carulli che non ha avuto un inizio facile di partita, poi si è riscattato con almeno un paio di interventi decisivi. Adesso questo rinvio mette fuori Pelusi, poi con le mani Piccolino verso Conte, pallone verso Di Gregorio, lunga la battuta di Gregorio. Morelli salta un paio di avversari e poi la palla è nella rimessa laterale con le mani Piccolino. Conte a cercare Carulli, sbaglia però il rilancio e per fortuna sbagliano anche a centrocampo i giocatori dell'Audace Cagnano. Vediamo adesso De Tullio, lancio verso Touré che non aggancia, poi è Ursi, poi è Camillo, ancora Ursi, interviene Touré, Ursi, Touré, Morelli, chiuso ancora e rimessa laterale. La battuta a cercare Parise, poi Morelli. Palla rasoterra che viene messa fuori da Montemitro, poi ancora Conte a rilanciare, a cercare lo russo, ma il pallone poi si spegne tra le braccia del portiere di Gregorio. Ancora di Gregorio, pronto al rinvio, ancora Ursi, Montemitro direttamente in rimessa laterale. Esce bene Ursi, palla al piede e poi esce ancora Di Gregorio. Poi buon abitacolo chiuso da De Tullio. Le mani Mascolo di testa Gioffrida, poi attenzione la palla che arriva a Di Fiore che però poi manca il tiro. Touré non riesce a prendere, a mantenere in campo questo pallone. Con le mani Mascolo, poi è Ferri che va alla battuta troppo lunga e facile preda per il portiere Di Gregorio. Ancora l'invio lungo, ancora lo russo
di coscia, poi è Parise che la mette giù, serve Touré, la controlla Touré, cerca la battuta, poi ancora Parise, Ursi, si continua, Gioffrida, pallone indietro, fase confusionaria di questa partita, attenzione a Di Fiore, va in slalom su un paio di avversari, poi Ferri lo chiude, poi è Parise che non controlla, poi è lo russo, cerca di andarsene, Gioffrida lo mette giù, pallone verso De Tullio, Ferri, Parise lo mette giù ancora, ma riparte pericolosamente l'audace Cagnano e buona bitacola, salta il portiere, ma poi il pallone finisce sul fondo. La battuta di Carulli, ancora buona bitacola, poi attaccato da Morelli, poi chiuso da Gioffrida, a sua volta chiuso da Ursi, Morelli ancora, se ne va, neanche qui però c'è il giallo, qui è sacrosanto il giallo, insomma stava andando via. Adesso calcio di punizione in favore del Real, pronto Conte a servire Touré, palla in aria, il pallone poi messo fuori dalla difesa dell'audace Cagnano, poi è De Tullio, di testa Ursi e poi qui c'è il fuorigioco. Molta calma di Gregorio. Pronto di Gregorio alla battuta. Interviene Conte. Pallone in rimessa laterale. Con le mani Pelusi, di testa lo russo, tanto monito in panchina Fortunato per proteste, pallone poi
ancora rimessa laterale affidata a Mascolo. Attenzione, ancora Scintille. Rimessa laterale in favore del Real. E qui c'è il fallo di Ferri. Viene anche Morindo. Pronto ancora Mascolo alla battuta. E poi la palla che filtra tra le braccia di Caruli, pronto al rinvio lungo a cercare la Greca, cerca un colpo di tacco che non gli riesce, poi cerca il Parisi di avventarsi sulla palla, il pallone in rimessa laterale. Ancora Ferri con le mani. Ancora Ferri di testa. Conte. L'arbitro sta perdendo di mano la partita, secondo me. Deve stare attento a Turi perché anche lui è uno degli ammoniti. Questo fallo poteva avere conseguenze peggiori. E intanto ancora problemi. Doppio cambio per le rose di Cangro, sono entrati Sciamani e Giordano per la Greca e Piccolino. Vediamo. Dopo, che ti scappa!
cazzata, niente. Pensiamo alla nostra partita. No, non serve, ci andiamo dietro. Non appena dentro di testa lo russo. Sforbiciata di Flamini. Alla destra di Carilli che si oppone alla grande e mette il calcio d'angolo. Il primo della ripresa per gli ospiti. Palla il secondo palo, interviene però Carilli, va subito al rinvio, qui non ci arriva Pelussi, poi cerca di Carilli, Mascoli ci riesce, serve buona bitacola, poi è De Tullio, ce l'ha a cercare Sciamani che però non controlla, lo russo si fa tagliare fuori qui, poi Camillo, in testa ancora Morelli, di testa dall'altra parte ancora del Conte Antonio, di testa ancora Ferri del Conte, cerca di ragionare con l'abitacola, mette giù, non c'è niente per il direttore di gara, anche qui sono un po' scettico, poi Parise, c'è il calcio di punizione, il fallo sul numero 10 del Real San Nicandro. Vediamo sul pallone anche il nuovo entrato Sciamani. Massimo Morelli, andiamo dentro, batte Parisi ancora sulla barriera, poi Ussi cerca Conte in posizione regolare, ma non controlla Conte e la palla si spegne sul fondo, occasione ghiottissima per il Real per il pareggio, batte Di Gregorio ma sbaglia clamorosamente la rimessa direttamente in rimessa laterale, subito Ferri pronto a battere. Lo russo su Giordano, posizione irregolare del giocatore in maglia numero 20 del Real. Ma tutto verso Pelussi questa volta, il pallone, poi il lancio, Conte di testa, molto furia, vince la palla del 2-2 Conte qualche istante fa, la fallita, sbagliando il controllo, con le mani, ancora Pelussi. Ancora dentro di Flamini, non c'è nessuno. La battuta lunga di Carilli. Giordano in mezzo a due, cerca di andarsene. Poi c'è Mani di testa, ancora Ture di te, di tacco, colpo di tacco anche di Giordano. Non c'è niente qui. Perché giocare Sciamani? Di Tullio verso Ferri, pallone passa, il rilancio di Camillo, Ferri, Di Tullio, Sciamani, ancora cercare lo russo, la vede fuori l'arbitro, quindi rimessa laterale
e stavore dell'Audace Cagnano. Passi, come stai? Adesso sì. Dai, cambio, arbitro! Arbitro! Arbitro, cambio! Pio, fai ritornare di qua, Michele, tu vai a destra! Sette di sette, signore! Intanto il sito Morelli è entrato fortunato. Vediamo che fortunato anche ammonito. Pallone verso Giaffrida. Onde alle mani Ferri. Gregorio pronto all'invio. Rossi ancora centrocampo, però qui perde palla. Servito Camillo. Palla sul secondo palo. Bravo, rilancio, sbaglia ancora Carulli, però il rilancio. Conte. Rossi. Con il giro qui, ancora Conte, per fortunato. Ferri, Ursi, buona bitaccola, si libera. E poi serve Camillo. Sbaglia la palla al Sciamani. Che se ne va. E questo... E da non si ricorda niente del Conte Antonio. Pronto la battuta a Carulli. Serve Ursi. Verso Giordano. Poi in aria Parise. E l'ultimo tocco è di Giordano, quindi rimessa dal fondo. Saliamo un po', siamo ancora Di Gregorio pronto a rinvio. Palla passa ancora, qui c'è un fallo fischiato di De Gregorio su Giaffrida. Pronto la battuta di Conte Michele. Palla in aria tra Giaffrida e Flaminio e guadagnano. Occhio Nando!
Ciao Giordano, ne va a Parise. È uscito quindi, rimessa laterale. Russo. Per un tempo di giocata, poi non c'è più. Poi in testa, non fai fallo, bravo, sì. Le spalle, prendi il pallone, siamo qua, siamo qua, Ciamani. Per l'arbitro qui non c'è niente. Ciamani messo giù. C'è calcio di punizione. Batte Ciamani, palla troppo leggera e lenta. Adesso su Ursi che la mette giù. Chiuso da tre uomini e poi il pallone è spazzato. Una rimessa laterale. Ferri con le mani. Sul secondo palo mette fuori la difesa, poi spara alto. Prima Flaminio, adesso Camillo, ancora di prima verso il Flaminio, che punta, si ritarda la giocata, poi Ursi, pallone troppo lungo, vediamo se Parise arriva, riesce comunque a mantenere in campo. Ora su Parise. C'è
5 minuti da adesso di recupero. La battuta di Ferri ancora in aria. Conte. Ancora la battuta che esce di Turenne, rimessa laterale. Rimani su! Cambio signore! Ed entra lo Russo Alessio. Entra Iannone ed esce Di Fiore. Alessio! Attaccalo! Sparacchia verso la porta dove c'è Carulli fuori dei pali che comunque riesce a prendere il pallone, esce dalla sua area, lunga la battuta proprio verso lo Russo e qui inspiegabilmente Giordano con il braccio. Calcio di punizione in favore dove c'è Cagnano. Fortunato. Serve Parise. Michele cerca di controllare il pallone, poi ancora Carulli. Conte scappare, conte scappare. Ancora lo Russo di testa. Poi Fortunato. Ancora Ursi. Non fare fallo! Non fare fallo! Non fare fallo! Pallone che si perde. Non scappare, Scappo Alessio! Controlla quanto e poi la rimessa di Carulli. Esci! Difesa Fortunato, poi ancora Parise. Ursi. Oh, sì.
di ancora Rossi, si è fatto male. E poi attenzione, la buona bitacola, esce, spericolata l'empio. E Giuffrida viene a monica. Signore! Casa, l'audace c'è il mio, l'audace Cagnano per 20-1. Con il continuo di lui, il gioco giù in campo sicuramente. La chiudo qui, ricordiamo il finale dal comune di San Vicente di Vane, Audace Cagnano batte 2-1 la ragazza di campo con il gol di Fiore Giuffrida per Real, il gol della speranza firmato da Parise.